scherzo, mo. Cari spettatori di Eleven Sports, un cordiale benvenuto a questa 27ª giornata di Palamano Serie A, benvenuta tra la compagine dell'Est Stau Princess e il Banca Popolare di tutti. Serie di Tuscia, Stau Serie Eleven Sports and Hartzell's good luck with that. The end of the part of Mixing and Summer. So it's a split tag, a record that zwischen der Mannschaft Banca Popolare Forni und unserem SSV Pilsen. Ich nehme sie jetzt auf dem Ding auf. Ich nehme sie auf dem Tick auf. Nein, ich bin drinnen. Per motivi tecnici, mancanza di cronometristi ufficiali, ci sarà non hanno avuto la comunicazione all'inizio della partita. I segnapunti non hanno avuto la comunicazione, arrivano tra un quarto d'ora. Kleiner Zügel und die offizielle Zeit einmal. Für dieses Spiel noch nicht hier. Der Verein bittet um Verständnis. Buonasera dal campo di Laghetto di Pano. Stasera partita. Esima giornata di campionato di Serie A Beretta, SSV Brixen contro Banca Popolare di Fondi. Purtroppo ci sono delle piccole defiance perché i segnapunti non sono stati avvertiti, quindi sul tabellone luminoso al momento non abbiamo le comunicazioni reali della partita. Attualmente l'SSV Brixen è al nono posto, in una posizione tranquilla, mentre la Banca Popolare di Fondi, che è al 14° posto, deve assolutamente vincere per sperare ancora di rimanere in Serie A. Io sono Gigi Darui e sostituisco lo storico Paolo Cestari, il nostro speaker ufficiale, che oggi è indisposto e quindi tocca a me a fare la cronaca. Scusate se mi faccio prendere ogni tanto dall'entusiasmo, ma non sono abituato a fare le telecronache. Con l'occasione vorrei da parte di tutta la cittadinanza e tutta la squadra di Bressanone inviare al nostro caro amico Guglielmo di Perna, che è appena reduce ed è in convalescenza dalla brutta storia del Covid, speriamo in una sua pronta guarigione, così come speriamo che il Fondi riesca ad ottenere i risultati che si merita. Io sto parlando, ma si sente? La 12ª giornata di campionato prevede alcune partite di cartello. Okay. Mi dicono che devo tenere più vicino il microfono. Ok. La 12ª giornata di campionato della Serie A Beretta prevede alcuni scontri molto molto interessanti. Il Bolzano incontra l'Ego Siena, il Salumificio Riva Molteno incontra il Trieste, la Santarelli Cingoli incontra il Albatro, lo Sparer Eppan contro il Conversano, qui a Bressanone appunto contro la Banca Popolare Fondi, il Pressano ospita la Raimond Sassari e l'Alperia Merano ospita l'Acqua e Sapone Junior Fasano.
Intanto che si attendono gli segnapunti, vi do le formazioni delle squadre. Il Fondi si schiera con Arena numero 11, Cascone numero 3, Cicottella numero 2, De Benedetto numero 6, Macera numero 19, Marquez numero 66, Matà numero 20, Miceli numero 7, Pennacchio numero 17, Ponticella numero 24, Vojluvac numero 31, Vulic numero 44 e Zangiras numero 14. Di contro il Bressanone si schiera con la formazione tipo, c'è solo una defiance da parte del giocatore giovane Puntaier, che ha subito un serio infortunio durante gli allenamenti alla caviglia. E se no si schiera con Amato numero 8, Basic numero 29, che oggi è capitano e praticamente sostituisce il nostro capitano Ploner, che anche lui è reduce dal Covid. Poi abbiamo il numero 13 Brugger, numero 42 Coppola, numero 41 Ciutora, numero 2 Di Giulio, che all'andata era assente, numero 19 Iballi, numero 95 Kolodiuk, numero 38 Mitteruzner Christian, numero 34 Mühlegger, numero 14 Pivetta, numero 22 San Paolo, numero 75 Schatzer, numero 21 Wierer, numero 60 Wierer Paul, uno dei giovanissimi. In panchina allenatore Rudi Neuner, il dottor Busetti e il fisioterapista Omar Bianchi. Con 7 Alessio Miceli, 11 Luigi Arena, con 14 Dario Giandirati, con 17 Nesto Penacchio, con 19 Luca Maceva, con 20 Luna Smata, con 24 Daniele Ponticella, con 31 Maxino Bolivar, con 44 Ivan Lulic e con 66 Fernando Marquez, allenatore della squadra del Fondi Giacomo De Santis. Con la mancia il Rui Baez, il numero 2 Riccardo Di Giulio, il numero 1 Martino Amato, il numero 3 Maximiliano Pollo, il numero 4 Riccardo Pivetta, il numero 9 Henry Tiballi, Aino Cianzi, Gianmare Ciera, Valerio Sartoro, il numero 2 Cianzi, Andrea Magic, oltre al Scapitrini, il numero 9 Cianzi, il numero 8 Gaisi Cristian Mitruzno, il numero 14 Davo Ciutura, il numero 42 Alex Coppola, il numero 16 Paolo Viola, il numero 16 Luca Schatzer, dividiamo questo incontro con i signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, coadiuvati dal delegato Federazione Leandro Pierforte. Ecco le squadre che si salutano. Come ha detto il mio collega, gli arbitri dell'incontro sono Carlo Dionisi e Stefano Maccarone dell'Aquila, due arbitri internazionali molto molto bravi, molto promettenti, e il commissario di campo è il signor Leandro Pietraforte di Caserta. Ecco i saluti di rito, gli inni di incitamento. Come detto, il Fondi non deve assolutamente perdere, deve fare punti, perché in virtù dei 14 punti e con le quattro giornate che rimangono ancora alla fine del campionato, può sperare ancora nelle disavventure delle altre squadre e deve sperare di fare punti. Quindi venderà cara la pelle al Bressanone,
che al girone di andata si era imposto per 21-25 in una partita molto molto combattuta, dove il Bressanone, nel Bressanone era assente Di Giulio, che per un anno è stato anche a Gaeta e quindi conosce molto bene il campo di fondi e il calore del proprio pubblico. Ecco, adesso fischio d'inizio, buona partita a tutti e che vinca il migliore. Bressanone in attacco. Quasi 10 minuti inizia questa partita. Con la formazione tipo, adesso stiramento al polpaccio. Ecco subito che il Fondi, come tutte le altre squadre, si schiera in 5-1 marcando a uomo. Bellissimo schema, liberato Basic sui 6 metri da Kolodiuk. Anche il Bressanone si schiera in 5-1, perché anche il Fondi ha dei giocatori tipo Vulic, tipo Marquez, tipo Arena, sono molto molto efficaci e molto pericolosi. Buona circolazione del Fondi, un tiro un po' forzato dall'ala del numero 7. Contrattacco del Bressanone, palla a Ciutura, Kolodiuk, Mitteruzno e si ricomincia. A contenere questo contrattacco del Bressanone, anche se è sembrato un contrattacco molto molto lento. Fondi sempre schierato in 5-1 per controllare. Un tiro forzato anche di Collodio dall'ala. Schatzer, rete. Schatzer su un bellissimo blocco di Di Giulio, che dall'ala destra è andato fino all'ala sinistra. ...2-0 per il Bressanone. Circolazione del Fondi, bella palla rubata da Basic, contrattacco, pallone di Ciutura un po' troppo alto per Schatzer, che non controlla e perdiamo la palla. Si ritorna in attacco, il Fondi non riesce a trovare il bandolo della matassa contro una difesa che è una difesa nuova, che sta facendo il Bressanone, perché è una 5-1 molto molto avanzata. Rete del Fondi, ha segnato il numero 11 Arena. Bressanone manovra con tranquillità il pallone, sanno benissimo cosa devono fare, perché si è abituati ad avere un marcamento molto particolare su Ciutura, e infatti si libera tutto dall'altra parte, dove il nostro giovane Schatzer infila la seconda rete abbastanza libero. 3-1. Un taglio dell'ala da parte, bella rete
Bella rete da parte dell'ala del Fondi. Contrattacco e subito il 4-2 di Di Giulio. Di Giulio. Sono passati 5 minuti di gioco. 4-2 per il Bressanone. Adesso si libera Arena e costringe a un fallo Mitterutzner che gli costa il cartellino giallo. Un po' in ritardo Mitterutzner nell'uscita. Cambio da parte dell'ala destra. Vulic. Cartellino giallo per Ciutura. Passi. Sempre Arena che manovra. Vulic. De Benedetto. Vulic finta il tiro. Gli arbitri alzano il braccio del passivo. Adesso bisogna affrettare il tiro. Vulic. E se ne va. Errore difensivo. Errore difensivo. Rete. Di nuovo 5-3. Seconda fase e rete del numero 17. Io. Un fallo non rilevato da parte degli arbitri. Tadic, gli è stata tirata la maglietta, però niente di grave, si va avanti 5-4. Come ho detto prima, il Fondi ha bisogno assolutamente di vincere, prenderà cara la pelle sicuramente stasera. Rete. Il Bressanone soffre un pochino le entrate dalle ali. Mitterutzner, un bello scalare da parte della squadra brissinese. Bella parata adesso di Alex Wierer, però il Bressanone non reagisce alla parata di Wierer e il pivot segna. E il pivot segna indisturbato.
Personale di Ciutura con un salto con doppio con i due piedi. E adesso i fondi per fretta sbuca. Ha lasciato il pallone rimbalzare per terra ed è conto della situazione, hanno dato il pallone in mano al Bressanone che adesso manovra con calma alla ricerca del proprio gioco, del proprio schema. Adesso è entrato Amato al posto di Kolodiuk e bella rete sotto mano di Mitteruzno che sfrutta un bel blocco di Schatzer. Peggio molto alto, le difese lasciano un po' a desiderare, i portieri fino adesso hanno lavorato poco, ecco, e come sempre si dice di subito a Zvira perché fa una bella parata. Controllato dal Fondi. Mi dicono che devo tenere il microfono un po' più vicino alla bocca. Scusate se non mi avete sentito e non mi avete. Ecco lo schema di nuovo del Bressanone, solita uscita di Basic, scarico per Di Giulio e rigore, 7 metri, forse c'era anche, ah ecco, cartellino giallo, bravissimi gli arbitri in questa circostanza che hanno lasciato andare e poi hanno sanzionato quello che era dovuto. Rigore battuto da Ciutura e rete. Segna Ciutura 9-6, 9-6, Tosio settato Ciutura. Adesso anche Matà è sceso in campo, l'atleta di Merano. Che cerca di dare manforte ai suoi colleghi in fase di attacco. Doppio giro di palla, doppio uscito del pivot e il Bressanone è riuscita di nuovo a chiudere. Bellissimo, bellissimo questo intervento, bel contropiede, bella parata, bella di Giulio e parata del portiere che nega il gol a Di Giulio. Nonostante il Bressanone abbia fatto tutto bene. Cartellino giallo per Basic che trattiene in maniera irregolare il pivot avversario. Cascone. Bella rete adesso con i Vuli al limite dei passi, però ha fatto molto bene, scaricato. Sempre Cascone. 9-7. Normale giro di palla del Bressanone, Amato si fa stoppare, un tiro molto prevedibile.
Di Giulio rimette per Ciutura. Ciutura cerca di far tranquillizzare la squadra e segna come sa fare solo lui, in controtempo, angolo lungo, incrocio laddove ci sono le ragnatele. 10-7. Adesso il Bressanone cambia il centravanti, non è più Iballi che sta giocando con un'infrazione al gomito dopo un'operazione che l'ha tenuto 5 settimane via dal campo. Fallo di piede di Mitteruzno. Bella parata sul tiro di Vulic, molto insidioso, un doppio appoggio, bella parata col piedone, seconda fase. Bel tiro di Mitteruzner, bellissima parata, e poi Basic approfitta del rimpallo e non perdona. 11-7 al 17° minuto. Sempre Mitteruzner a controllare il giro di palla del Fondi. Difesa schierata in 3-2-1. Secondo dentro! Giulio su Vulic. Matà che Alex Wierer non riesce a trattenere. Era un tiro un po' prevedibile, però molto ben fatto. Di nuovo Bressanone in attacco. Kolodiuk, Ciutura, Amato contro pallone di Amato al pivot che non si aspettava il passaggio perché erano in due sui 6 metri. Questo al limite dello sfondamento, però gli arbitri fermano il tempo per richiamare De Santis per ammonirlo. Sì, beh, la palla a mano è così, no? La si vede da due lati differenti. Da una parte vediamo noi lo sfondamento, dall'altra parte De Santis vede magari una difesa in area oppure un fallo da sanzionare. Gli arbitri non la pensano così e si continua. 11-8. Adesso Iballi è ritornato in difesa, però la difesa del Bressanone è cambiata, non è più in 5-1 perché c'è anche Brugger. Un'errata uscita di Amato. Sì, il Bressanone si lamenta per uno sfondamento, però era tutto viziato da un'uscita a vuoto di Amato che ha creato il soprannumero sulla parte destra. E siamo 11-9. Segnato sempre Pennacchio. Adesso Pennacchio trattiene per la maglia Ciutura e si becca un cartellino giallo. Fallo su Amato.
sul limite del passivo, adesso ci sono pochi passaggi e tira Ciutura e secca con una finta del doppio passo, doppio sinistro e palla incrociata che va a bruciare il movimento del portiere. Si riparte col 12-9, 21esimo del primo tempo. E il Fondi sembra che stia manovrando bene, adesso ha parato una bella palla, ma Di Giulio sbaglia il lancio in contropiede, preso dalla foga, poteva passare indietro al portiere che era intanto uscito sui 9 metri. Niente di fatto, si ritorna in attacco, il Fondi continua nella sua manovra e il Bressanone sembra che abbia preso un po' le contromisure in difesa, anche perché sono rientrati Brugger e Iballi. Adesso Mattà cerca di liberarsi, contrastato dal giovanissimo Coppola, nostro atleta del Vivaio, 17 anni, una promessa della pallamano di Bressanone. Adesso spintone a gioco fermo e time out per i Fondi, così gli animi si possono tranquillizzare, rimettere a posto i tabelloni. Come detto, il nostro allenatore Ciutura conta tantissimo sui giovani di Bressanone, li lancia negli esordi, lascia spazio a tutti quanti. La partita di andata, come detto, era finita 21-25 per il Bressanone e in quella circostanza aveva fatto una grandissima partita Arena e De Benedetto con 7 e 6 reti rispettivamente. E invece nel Bressanone il solito Ciutura aveva segnato 7 reti, Basic 5, Iballi 4 e tutti gli altri con 2 reti e una rete. L'assente era proprio Di Giulio. Di Giulio sente tantissimo questo derby praticamente per lui, perché ha vissuto un anno fantastico a Gaeta, dove è risultato tra i primi 10 della classifica dei cannonieri, e oggi cercherà sicuramente di far valere la legge dell'ex del derby. Calma e tranquillità, si ricomincia, 12-9. Il Fondi manovra in attacco, adesso c'è la 5-1-3-2-1 con Brugger centroavanti. Vulic è passato a destra, Mattà. Adesso viene punito con un'esclusione di 2 minuti Kolodiuk per aver commesso un fallo su Arena. Di nuovo il commissario in opera. Chiaramente c'è un po' di confusione perché, mancando i segnapunti ufficiali, le due nostre miss storiche, le nostre due tifose, le nostre due factotum devono essere al tavolo segnapunti, però chiaramente non si ha la stessa resa di segnapunti ufficiali. Bressanone adesso
a esclusione numerica, che se non sbaglio è la prima esclusione numerica. Scarico all'ala, però Pennacchio stavolta per foga si fa rimbalzare il pallone tra le mani e perde l'occasione. Entra Amato, prova in attacco con porta sguarnita, circolazione di palla, si può giocare. La reazione in difesa su Amato erano dell'area, non è stato con la dovuta convinzione, si è fermato a metà e invece gli arbitri l'hanno punito per un fallo di sfondamento. Dalla parte Amato cerca di penetrare nella difesa, anche perché essendo il Bressanone in inferiorità numerica si cerca di perdere un po' di tempo anche con mestiere. Elevazione, salto di Mitaruznar e parata del portiere. Anche questo era un tiro forzato, lo poteva tirare prima Amato che era libero. Adesso parata di Wierer, contrattacco, Ciutura, Mitaruznar, Amato, Di Giulio, bello scarico e bella rete dell'ala teramana. 13-9. Diventa 13-9 più 4 per il Brixen. 5 minuti dal termine del primo tempo. Di Giulio, concedetemi di dire che è una partita molto corretta. Non ci sono falli e scorrettezze e neanche proteste da parte dei giocatori in campo, segno evidente che gli arbitri stanno fischiando un'ottima partita, anche perché le squadre, essendo appunto molto molto corrette, non danno motivo di interpretazioni sbagliate. Di nuovo circolazione di palla, i fondi attacca, Matà, Vulic, salto in elevazione, bellissima rete sotto l'incrocio. Di Giulio di nuovo in contropiede. Come mi aspettavo, Di Giulio oggi sta facendo vedere che è in campo, è in difesa, lavora benissimo in attacco, corre in contropiede, molto concentrato, si vede che per lui è un derby. Adesso il Bressanone non esce sul numero 6 De Benedetto. E di nuovo rete di Kolodiuk. Adesso una fase un po' concitata, un po' di fretta da parte di tutte e due le squadre, e ruba il pallone in difesa Mitaruznar e va in contropiede e segna il 16-11.
Vulic, Matà, fallo, continua Pennacchio, di nuovo Matà. E di nuovo manovra per il Fondi. Il Bressanone ritorna con la 5-1 che aveva dato buonissimi frutti. Matà, Vulic viene fermato da Iballi che è molto molto aggressivo sui 13 metri. Punizione, Vulic, Matà, devono sforzarsi. Pennacchio e sfondamento questa volta di Matà. Contrattacco del Bressanone, contromano, Mitruzna, Basic, fallo, rete. Una bella rete di Basic, nonostante sia stato trattenuto al limite dei due minuti, però ha segnato e gli arbitri hanno lasciato correre giustamente. Adesso 17-11, mancano 8 minuti alla fine del primo tempo. Vulic, oh, giusto rigore, perché Collodio che era in difesa in area e Iballi è intervenuto quando Vulic stava per scoccare il tiro. Vulic sui 7 metri. Tira e infila sotto le gambe Virer. Bressanone manovra con calma, non ha nessuno che gli corre dietro, manovra e adesso accelera, Collodio, rete. Ciutura ha scaricato bene il pallone e Collodio è arrivato puntuale e ha sfruttato un piccolo varco nella difesa del Fondi. Anche Collodio sta giocando con un'infrazione al braccio sinistro, ha delle ossicina che appena finito il campionato dovranno essere asportate. Adesso in questo momento bella parata. Bella parata di Virer. Ah, finito il primo tempo, 18-12. Probabilmente il tempo che era segnato sul tabellone non era il tempo reale. 18-12. Vi lasciamo per la pausa.
blu e prendi un arancione, però la giri se è umbe. Das nächste Mal mit dem Programm werden Sie. Das ist ein Rastler, gell? Naja, eben. Das ist aber. Wieso ist das? Du kannst doch nicht mehr hin. Ja. Du willst Codec. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Ja, ich vor einer Woche eingemalt, der Mensch ist gar nicht so seltsam. Riprendiamo la cronaca della partita, secondo tempo 18-12. Come detto prima, partita molto molto corretta, nonostante la posta in campo per il Fondi è sicuramente molto importante per il futuro della squadra, per la permanenza in Serie A 1 Beretta.
come detto, il Bressanone è a metà classifica, al nono posto con 22 punti, e la Banca Popolare Fondi con 14 punti al 14esimo posizione. Palla in mano al Fondi che attacca. Adesso il Bressanone ha cambiato la difesa, gioca in 6-0 con un piccolo avanzamento da parte di Mitteruz sulla parte destra. Matà passa il pallone a De Benedetto. Matà, bella, bel tiro che traversa con Alex Wierer battuto, però fortunato. Adesso il Bressanone riprende la manovra dopo aver cercato un contropiede, una seconda fase un po' troppo poco convinta. Si aspetta, si attende il ritorno di Ciutura in campo, che organizza un po' i movimenti, organizza come fa un vero direttore di orchestra, e si parte con lo schema. E scarico per l'ala di Giulio, rete, bella rete con un bellissimo passaggio di Kolodiuk. Personale per Riccardo Di Giulio in questa partita, risultato 19-12. 19-12. Adesso Vulic scarica sulla parte destra, nulla da fare, il Bressanone difende bene, chiude bene i varchi, gli arbitri li lasciano correre. Matà scarica all'ala di nuovo a pennacchio. Adesso Schatzer si fa beccare perché trattiene la maglia del giocatore pennacchio. Esplosione. Fino adesso, come detto, partita molto corretta, la seconda esclusione per 2 minuti, il Fondi addirittura ancora non ha avuto un'esclusione di 2 minuti. Manovra in attacco di nuovo. Matà, Vulic, Matà, tira e rete. Ci è sembrato che il tiro non era troppo pretenzioso. Ciutura dai 13-14 metri, Kolodiuk, Coppola, Mitteruzner ritorna verso il centro, scarica Di Giulio, Kolodiuk, e scarica di nuovo a Di Giulio che non perdona. Oggi un Di Giulio dalla mano molto calda. Il gran spunto oggi è Riccardo Di Giulio, sesta segnatura per lui, risultato 20-13, Riccardo Di Giulio. Come dice il mio collega dal campo, sesta marcatura di Di Giulio, adesso è entrata e parata di Wierer, che para su un tiro di Marquez che era un po' defilato, era un po' da un angolo, da una parte di angolo morto. Adesso bellissimo passaggio di Vulic di nuovo al pivo Cascone. Avanti a 14.
Adesso 5-1 con il marcamento di Vulic su Kolodiuk. Forse questa uscita di Vulic forse vuole impedire lo smarcamento di Giulio Allala. Incrocio, doppio incrocio, passaggio scarico a Coppola, palo, peccato perché aveva fatto un bel pallonetto. Marquez, Matà, e si ritorna in attacco, il Fondi ritorna in attacco con il 20-14, risultato abbastanza tranquillo per il Bressanone, ma il Fondi si sa è una squadra che reagisce molto bene. Vulic viene fermato da Kolodiuk sui 9 metri, si riprende, Vulic da solo, Matà fuori, questa volta ha alzato troppo la mira. Rientra Schatzer al posto di Coppola, che ha ben figurato e si è creato una bella occasione dall'ala, peccato che non l'ha portata a segno, e inizia di nuovo la manovra un po' lenta, un po' sorniona da parte del Bressanone, che poi accelera all'improvviso. Ecco Kolodiuk che si libera benissimo su Vulic, fallo di 9 metri, qui adesso si rischia di passare sul passivo, ecco infatti che viene puntualmente segnato. Ecco qua, bello lo scarico da parte di Ciudura che finta il tiro, tutta la difesa salta e arriva Kolodiuk come un missile e segna. Bianco-verdi 21-14, e Fondi di nuovo in attacco, circolazione di palla tranquilla anche da parte del Fondi. Incrocio, Matà questa volta stoppa i balli, stoppa un bel tiro di Matà. Speriamo non si sia fatto male, perché è andato un po' col braccio morto, i balli. No, tutto a posto. Ecco, adesso Ciutura lascia spazio ad Amato. Adesso la regia non è più di Ciutura, ma è di Mitteruzner, di Christian Mitteruzner. Amato, Kolodiuk, Basic. E segnalazione di passivo di nuovo. Kolodiuk, Amato. Stavolta si libera bene, però tira fuori. Peccato perché era stata una bella azione. Mitteruzner in contropiede e segna. Qui il Bressanone ha dimostrato di combattere su tutti e tre i palloni che sembravano quasi persi, e time out puntuale di De Santis che vede la difficoltà della propria squadra. Il time out richiesto dalla squadra ospite del Fondi. Fondi sembra quasi ipnotizzato da parte della difesa del Bressanone, che cambia continuamente schema appunto in difesa.
passa dalla 3-2-1 alla 5-1, addirittura con le 4-2. Sembra che Ciutura abbia preparato molto molto bene l'incontro, appunto conoscendo le caratteristiche di insidiosità da parte di Vulic, da parte di Arena e da parte di Matà e De Benedetto, cerca di contenerli con continui cambi di difesa. Adesso Arena subisce fallo, giusto il fischio di Maccarone, scusate, di Dionisi, e in fondo continua la musica. Adesso fallo di Basic su Ciccolella, bel contenimento di tutta la squadra del Bressanone, il Fondi proprio non riesce a trovare uno sbocco, adesso scarica sull'ala Pennacchio che segna con una bella girella. Secondo tempo 22 a 15, sono passati quasi 10 minuti della ripresa. Adesso Ciutura fa uscire il portiere e gioca in 7, molto probabilmente per trovare uno schema sul pivot, però il Fondi costringe al passaggio forzato sull'ala a Schatzer, che cercava di imboccare Di Giulio dall'altra parte. Niente di fatto e si ricomincia in attacco. Bulic passa di nuovo a sinistra, chiama i suoi a raccolta, cerca di servire il pivot, ma questa volta il Bressanone riesce a contenere. Scarico dall'altra parte e stavolta da pivot mette di nuovo il piedone Alex Wierer, che si merita gli applausi dei propri compagni di squadra alla panchina. Amato sbaglia. Sciazzo, rete. Stavolta Amato non se la sente di entrare tra il primo e il secondo, scarica all'ala e Schatzer in buca. Bella partita fino a questo momento delle nostre ali, che chiaramente sfruttano il fatto che il Fondi si concentra moltissimo sulle penetrazioni di Ciutura. Adesso bella entrata di Vulic e viene punito l'intervento di Basic, che contava in uno sfondamento e invece viene assegnato il rigore. Tiro di rigore che vedrà in porta in questo momento San Paolo. Che oggi ha lasciato spazio al suo collega di reparto Alex Wierer. San Paolo immobile e para. Così come fanno i grandi campioni, è entrato a freddo. È rimasto fermo sulla finta di Vulic.
di nuovo il Bressanone in attacco, però adesso la difesa del Fondi è cambiata, è diventata 4-2. Schatzer taglia dall'ala e subisce fallo, si ritorna sui 9 metri. Amato incrocio con Mitteruzner che è al limite dei passi e del doppio. Passivo Amato e segna. Stavolta Amato si infila bene nella difesa del Fondi. Fallo dei 2 minuti. I balli ha tirato la maglia, giusto il fallo dei 2 minuti. Adesso il Bressanone è ritornato in superiorità numerica perché è rientrato Alex Wierer. Adesso scarico di Ciutura per Mitteruzner e autostrada per Christian che segna tranquillo senza contrasto. Anche il Fondi adesso fa uscire il proprio portiere per attaccare in 6 e il Bressanone si schiera con una difesa adesso grande ritardo da parte di Brugger che non è uscito a contrastare il tiro di De Benedetto. Che ha tirato indisturbato. Adesso Ciutura sbaglia passaggio, viene intercettato da De Benedetto che sta facendo una bellissima partita. Di nuovo in attacco i Fondi sul 26-18, mancano 13 minuti alla fine della partita. Schema finta di passaggio al pivot di De Benedetto, ci si ferma un po', scarico a memoria da parte di Cascone all'ala, però Lulic pretende un po' troppo sulla parte destra, non scarica e adesso gli arbitri segnalano il passivo. De Benedetto tira e viene parato da Wierer, che adesso il Bressanone piano piano riprende la posizione in attacco. 26-18. Di Giulio se ne va e penetra nella difesa come fa un vero e grande terzino. Non capisco cosa venga fischiato. È stato punito per 2 minuti Basic, che a me è sembrato che fosse proprio via dall'azione. Comunque
27 a 19 ha segnato l'ala, l'ala sinistra. Miceli. Di nuovo inferiorità numerica da parte del Bressanone, che gioca al momento con sei uomini in attacco, però senza portiere. Adesso è costretto a tirare, passivo, fallo su Kolodiuk. Deve tirare e segna Kolodiuk. Qui colpevole un po' la difesa del Fondi, che non ha gli arbitri abbiano segnalato il passivo, ed era il penultimo passaggio. 28-19. E pian piano la partita si trascina un po', se mi permette di dire, quasi quasi malinconico. Adesso Schatzer è passato a terzino, non si spaventa e cerca di tirare, impensierire il portiere del Fondi, che è stato molto molto sveglio e lesto nel intuire la traiettoria del pallone. Dall'altra parte, in seconda fase, in contropiede, c'è stato un fallo di Mitteruzno, che adesso chiede il cambio, un po' stanco, rientra Amato. E si continua. Ponticella segna la ventesima rete su invito di De Benedetto. Segna il Fondi con Ponticella. Adesso entra Coppola al posto di Ciutura, che serve un bel passaggio a Kolodiuk, che tira al primo palo invece che tirare sul secondo palo, che era tutto totalmente libero. Adesso De Benedetto attacca Matà e segna Matà. Time out chiesto dal Bressanone, un po' troppo molli in difesa, in attacco non c'è più la giusta convinzione, forse il risultato sembra ormai acquisito, però il Fondi venderà cara la pelle fino alla fine e cercherà di approfittare di questo calo del Bressanone, che è stato prontamente intuito da parte di Ciutura, che si stava riposando in panchina, e adesso richiama i suoi. Vedremo quali saranno le disposizioni dello spagnolo. Ventiduesimo minuto del secondo tempo, quindi 8 minuti. Palla in mano al Bressanone. Ciutura predica la larghezza alla squadra di stare molto molto larga.
solo in questa maniera si possono aprire dei varchi nella difesa dei fondi. Palla di Ciutura su Brugger con una difesa in area da parte di Pennacchio, finta Amato, Kolodiuk, fallo su Coppola. Coppola, bravissimo Coppola che ha cercato di sorprendere il portiere del Fondi sul settimo passaggio del passivo, forse un paio di passaggi in più ci sono stati. Questo era un fallo da 7 metri, però non rilevato dagli arbitri. Brugger cerca di richiamare l'attenzione degli arbitri, è bagnato il campo, si continua. De Benedetto, Cascione, Matà, De Benedetto, Matà e para Alex Wierer. Di Giulio e rete. Bel passaggio, bel invito di Amato questa volta. 29 che porta 8 le segnature di oggi. Dopo il primo pallone che Riccardo ha sbagliato in contropiede, ha trovato la giusta concentrazione e sta facendo vedere di che pasta è fatto. Marquez cerca di sfondare la difesa del Bressanone. Adesso Amato ruba il pallone, passa Di Giulio e Di Giulio oggi non perdona. 30-21. Cinque minuti e 5 secondi alla fine della partita, di un incontro che scorre piano piano e senza grandi patemi d'animo. Bellissimo pallone di Alex Wierer a Di Giulio. È in caduta, beffa il portiere incolpevole. Comunque velocissimo contropiede sulla parata di Alex Wierer, che negli ultimi interventi ha preso anche lui convinzione. Adesso invece lo buca Marquez, che segna la 22esima rete. Adesso ritorna in campo Mitruzna, Kolodiuk. Adesso Di Giulio ha lasciato spazio finta di Mitruzner, ha cercato di servire. Adesso Alex, lanciato in contropiede il nostro giovane Paul Wierer, anche lui 17 anni, che ha preso il posto di Giulio. Passi, passi, passi.
Ora Ciutura fa entrare tutta la linea verde del Bressanone. Tutti i giovani del vivaio di Bressanone. Matà tira e però Virer para. Lancio in contropiede per Coppola e Coppola segna. Bravissimo Virer nei lanci lunghi. Alex Chick, Ivan Alex, Alex Virer, Alex Coppola. Und der Spielstand ist 32-22, 32-22. Contropiede esemplare per Brixen. Rete di nuovo di Marquez. Marquez per gli ospiti, 32-23. Chiaramente adesso tutti gli equilibri sono un po' saltati, la partita è praticamente finita, manca un minuto e mezzo, quindi non si fanno neanche più i falli, si lascia andare. Entrata secondo pivot di Brugger, Coppola, palla Schatzer, Coppola di nuovo, tiro. Rete, bravo, ha visto il buco, ha visto che il difensore non è uscito e in quel momento ha fulminato in controtempo il portiere. Lancio in contropiede di nuovo. E il nostro giovane Virer, sì, Virer Paul si lascia sorprendere. Di nuovo in contropiede Virer. Si pretende un po' troppo da lui, però provare a questo punto non costa tanto, se non errori di statistica. Bene così. Comunque adesso con questo risultato la situazione del Fondi sembra quasi quasi ormai disperata. Finisce la partita 33-24. Partita da incorniciare senza grosse problematiche, con poche esclusioni per i due minuti, molto molto serena, una grande partita di Giulio che praticamente ha sbagliato solo il primo tiro quando le squadre erano ancora fredde e poi si è lasciato andare con tutto il suo talento a cercare la rete degli avversari. Buona prestazione di Alex Virer che da tanto tempo non era schierato per tutta la partita in porta. Buona la prestazione dei giovani e soprattutto ottima la direzione degli arbitri che hanno fatto sì che la partita si sviluppasse proprio senza grosse problematiche, senza intoppi. Saluti e arrivederci.